Interviene la consigliera Iorio per l'illustrazione della mozione. Prego, consigliera, per 5 minuti ne ha facoltà. Allora, grazie Presidente, grazie consiglieri. Sì, portiamo in aula questo atto perché il tema delle affrancazioni è un tema che ha coinvolto la Commissione urbanistica sin dal primo momento. Come sapete, questo è un tema che comincia, che ci arriva da prima della nostra amministrazione con due delibere del commissario Tronca e che sulle quali ci sono state anche due delibere della nostra giunta. Di fatto quello che abbiamo potuto osservare in commissione è che si tratta di un procedimento molto complesso e per tale motivo nella delibera di giunta di agosto era stata fatta una previsione di 180 giorni per riuscire a lavorare le istanze presentate dai cittadini. Ricordo, per chi non lo sapesse, che con affrancazione intendiamo l'affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione, per cui chi volesse vendere il proprio appartamento comprato nell'ambito dell'edilizia sociale, dei piani di zona, deve affrancarsi da questo vincolo qualora trascorsi 5 anni volesse venderlo di fatto a libero mercato. Sin dal primo momento in commissione ci siamo resi conto che c'erano notevoli criticità proprio nell'andamento nello svolgimento di questo procedimento amministrativo e abbiamo lavorato proprio per renderlo più snello e soprattutto più trasparente. Alcune richieste della Commissione sono state attuate dagli uffici, pertanto sulla pagina del Comune di Roma dedicata proprio al tema delle affrancazioni ci sono delle tabelle in cui ciascuna persona può ritrovare la propria istanza e riconoscerla in base al numero di protocollo e seguire quindi l'iter, lo svolgimento sta seguendo appunto la pratica. Nonostante ciò però è altresì da evidenziare che ancora oggi sussistono delle criticità e che quindi rispetto al numero ingente di istanze presentate dai cittadini, oltre le 2000 istanze fino ad oggi, gli uffici sono riusciti a portarle a compimento poco più di 20, quindi siamo su numeri ancora molto molto bassi e ancora c'è da lavorare per sotto vari aspetti per rendere il tutto, come dicevo prima, più snello e più veloce. Gli uffici hanno altresì evidenziato alla Commissione tutta la necessità di dover incrementare tra l'altro le risorse a disposizione per effettuare queste per lavorare queste pratiche, pratiche che vedono anche il coinvolgimento di dei dipendenti di Risorse per Roma che affiancano i dipendenti dell'amministrazione capitolina nello svolgimento di questo lavoro. Per noi l'obiettivo è un obiettivo prioritario, tant'è vero che è stato inserito anche in fase di bilancio all'interno del DUP come obiettivo strategico del Dipartimento di Urbanistica e tra l'altro abbiamo anche uno stanziamento al bilancio cospicuo relativo alle affrancazioni che è di circa 15 milioni di euro, per cui è prioritario con questo atto. Voglio rimarcare che è un lavoro che tutta la Commissione urbanistica con i consiglieri di maggioranza e di opposizione sta portando avanti, per cui per noi è prioritario riuscire a aumentare il numero delle istanze lavorate e concluse attraverso la convenzione integrativa dagli uffici, anche per dare una risposta concreta ai tanti cittadini che vivono questo
questo come un grosso problema, perché chi non si affranca non può di fatto vendere la propria abitazione, e abbiamo molte persone interessate da tutto ciò e che non possono quindi rogitare e vendere i propri appartamenti fino a che non si siano affrancati dal prezzo massimo. Pertanto, in sintesi, con questa mozione noi chiediamo appunto di intervenire proprio per tutelare la cittadinanza coinvolta in questo problema che riguarda appunto tutti i piani di zona, e rendere trasparente ancor di più il procedimento amministrativo, integrando il report, come dicevo prima, già pubblicato sulla pagina del sito del Comune di Roma, evidenziando il corrispettivo da pagare per ciascun piano di zona, elemento questo che ancora è mancante, e come dicevo prima, anche implementare soprattutto le risorse, l'organico in capo all'ufficio, che è quello dell'edilizia sociale, che ad oggi conta un totale di 36 persone, di cui credo 6 in part time, e che svolge, oltre all'affrancazione, anche tutta un'altra serie di procedimenti e di incombenze, e in ultimo di prevedere anche all'interno del PEG un obiettivo di performance da assegnare ai dirigenti coinvolti nella lavorazione di questo delle affrancazioni. Concludo questo intervento ringraziando appunto tutti i membri della commissione, come dicevo prima, sia di maggioranza che delle opposizioni, che sin dal primo momento si sono impegnati a trovare una soluzione. Mi auguro quindi che questa mozione trovi il sostegno e l'appoggio anche dai membri delle opposizioni. Grazie.